Buongiorno, sempre nel nostro spazio di cucina. Oggi il tonno. Che meraviglia, guardate che colore che ha questo tonno. Tonno rosso dei nostri mari. Pinna gialla, pulito, e il filetto centrale, la parte della pancia. L'abbiamo pulito, sfilettato, abbattuto di temperatura e abbiamo il nostro filetto. Perché si abbatte? Si sente parlare sempre dell'abbattimento, qual è il motivo? Soprattutto se il pesce si mangia crudo o specialmente nel tonno, perché il tonno si mangia sempre leggermente crudo e quindi vi consiglio di abbatterlo. Abbatterlo significa abbatterlo velocemente di temperatura, metterlo all'interno di un abbattitore e portarlo a meno 30 gradi. In questo modo il processo di abbattimento si uccide l'anisaki, che è un batterio che può far sentire male tante persone se il pesce è crudo e non ha il processo dell'abbattimento. In questo modo l'anisaki si uccide e il pesce può essere mangiato crudo, come ho fatto un attimo prima di aprire la nostra camera e registrare il piatto. Vi faccio vedere un piatto semplicissimo, però a me i piatti semplici mi piacciono perché poi hanno questi colori particolari. Il tonno è rosso, abbiamo le mandorle d'avola, i pomodorini di Pachino e abbiamo la cipolla rossa che noi abbiamo cotto a bassa temperatura sotto vuoto. Vi spiego tutti i vari passaggi e poi vi faccio vedere il piatto. Questa cipolla la prendiamo le cipolle rosse di Giarratana, li mettiamo all'interno di un sacchetto sotto vuoto, li mettiamo con di garofalo, cannella, sigilliamo il sacchetto e li mettiamo per un'ora e mezza al forno a 60 gradi. Poi tiriamo fuori la cipolla e abbiamo questo colore meraviglioso che è un rosa, un fucsia, è veramente sprigiona questi colori fantastici della cipolla e poi ha un odore che si toglie quella ogni tanto quell'odore forte della cipolla, ma ci diamo gli aromi e i profumi che abbiamo messo dentro, che sono dati dalla cannella, dai chiodi di garofalo. A questo punto prendiamo il tonno, lo facciamo marinare, gli mettiamo un po' d'olio d'oliva, quindi mettiamo un po' di sale prima da un lato e poi dall'altro, stessa operazione entrambi i lati. Padella calda, abbassiamo la temperatura della padella, le mandorle le abbiamo tostate prima e poi triturate a mano. A questo punto facciamo una passata di mandorle sotto e una passata di mandorle sopra, 1 e 2, passiamo per benino le mandorle, si sono attaccate quelle che ci interessano e lo andiamo a scottare. Quindi gli andiamo a dare la croccantezza delle mandorle nel tonno da due lati. Il tonno si mangia crudo al cuore, quindi lo andiamo a scottare solo da entrambi i lati. A questo punto abbiamo fatto i pomodorini confit. Pomodorini confit cosa sono? È questo pomodorino aromatizzato di olio, di sale e di pepe, messo in una placca, in una teglia. Mettete del timo e lo cuocete a 50 gradi per 45 minuti al forno. Dopo ottenete questo colore di pomodorini, che sono dei pomodorini fantastici, si possono mangiare, sono saporiti, hanno tolto tutta l'acqua all'interno e sono perfetti per un contorno del genere. Andiamo a prendere un piatto, ci cominciamo a posizionare un piatto alla base, andiamo a dare a decorare con le mandorle. Nel frattempo che cuoce ci facciamo sempre un minimo di decorazione. Naturalmente noi stiamo facendo dei piatti che tutti a casa possono ripetere, non hanno niente di particolare, non ci vogliono i grandi cuochi per rifare i piatti. Questa è l'idea e il concetto che bisogna avere quando si è a casa. Mettiamo una parte di cipolla alla base che abbiamo già cotto e vi ho spiegato i vari passaggi. Abbiamo i pomodorini che andiamo a posizionare, stacchiamo un paio, andiamo a dare mezza condita, ci prepariamo le erbette. A questo punto ci prepariamo la mentuccia che si sposa perfetto con il tonno. Crudo al cuore, posizioniamo nel piatto, finiamo con la restante parte di cipolla, posizioniamo la mentuccia sopra che ci siamo preparati prima, finiamo con l'olio extravergine d'oliva e abbiamo preparato un piatto in pochissimi minuti. Tonno panato alle mandorle.